Cari amici, buongiorno. Per il calcio istruzioni per l'uso, l'ho ripetuto due volte perché sono balbetto e ho una certa età. Oggi la nostra trasmissione viene ingentilita, direi assolutamente si può dire così, dal calciatore che tutti vorremmo avere in squadra, possiamo dire così, se si tratta di Katia Serra. Ma dire solo calciatore mi sembra riduttivo, perché possiamo parlare di calciatore, di opinionista, televisivo, di allenatore, insomma un po' tutti i ruoli che riguardano lo sport che ama maggiormente. Ovviamente, come sempre, avete visto invece due loschi figuri alla sinistra del nostro ospite, ovvero il Francesco I e Francesco IV, ovvero... No, perché c'erano due cantanti che cantavano, ho scritto Tamo sulla sabbia un po' di anni fa, insomma, voi non eravate neanche nati. Allora non erano Francesco, ma insomma ho preso da loro Franco I e Franco IV erano. E quindi voi avete semplicemente allungato il nome, potete anche cantare dopo, perché saremo felici di sentire la vostra voce. Meglio soprassedere. Sì, soprattutto quella di Piggioli, che prima ci ha deliziato con il suo angolo del piggio, perché noi lo abbiamo visto, e quindi insomma. Però adesso scusate questa introduzione un po' fatta di facezie, noi entriamo in tema della trasmissione. Vorrei come sempre leggere una piccola scheda della nostra della protagonista, dell'ospite graditissima di questa trasmissione. Allora, Katia Serra, nata ad Anzola. Confermo. Nel 73. Confermo. Esattamente come i fratelli Filippini, come King Clazze, che non so se tu hai mai visto giocare, ma centrocampista georgiano, forse il più forte giocatore georgiano che a me piaceva moltissimo, giocava in Premier League. Forse Francesco Garagozzo se lo ricorda, Piggioli no, perché non era di no. No, voi non l'avete mai visto, io sì. E come Cristian Vieri, tanto per fare un altro nome di un giocatorino di quelli che... Nato a Bologna, sì, poi trasferitosi in Australia. Sì. Insomma, io ho letto nella tua... tu hai fatto veramente la globetrotter del calcio, hai giocato in ogni dove, non proprio dalle Alpi alle piramidi, ma dalle Alpi ai Pirenei in zona spagnola, cioè nel senso che hai giocato anche in Spagna. 13 casacche hai cambiato nella tua carriera. Più che altro i cambi sono stati spesso dovuti a delle esigenze, in quanto... Non sono stata proprio una pioniera, ma sono stata una delle prime a giocare a calcio e di conseguenza c'erano tante meteore, società che si formavano, facevano qualche campionato e poi sparivano dal panorama, quindi anche i cambi molto spesso sono stati purtroppo legati a queste situazioni, mentre altre volte i cambi sono stati dettati anche dal crescere, no? Dal cercare quindi una casacca sempre più importante per portare avanti le mie ambizioni come atleta. Quindi c'è stato un mix e sicuramente il cambiare tanto mi ha permesso anche di conoscere culture diverse, perché anche spostarsi solo da Bologna e vivere in altre città italiane cambia tanto, e devo dire che grazie allo sport mi sono arricchita molto come persona. Ti stavi riferendo in particolare, immagino, all'esperienza di Bergamo, quando praticamente Bergamo sparisce e ti ritrovi a Oristano. Se ho ben capito. Una quella, però anche l'esperienza stessa di Modena, avevamo vinto tutto e poi praticamente la squadra si è sciolta per problemi economici, quindi anche lì passare da un periodo bellissimo dove chiaramente eri sulla breccia al trovarti comunque a ripartire da zero e fare una nuova scelta. Lo stesso Foroni è stato un periodo importante della mia carriera, abbiamo vinto tanto anche in poco tempo, ma anche lì poi purtroppo quando si fanno i passi più Foroni lunghi, era Verona, no? Esatto, i passi più lunghi della gamba, poi alla fine si cade e così è stato. La stessa Lazio, ti dico, io siccome poi col tempo maturi, no? Un po' di esperienza,
ho giocato gli ultimi anni belli della Lazio, dove anche lì abbiamo vinto, poi da lì praticamente esiste ancora, ma sono stati 10 anni dove la Lazio non ha più raggiunto quei livelli. Allora, 13 casacche, un solo scudetto vinto a Modena, però una serie di finali scudetto di secondi posti da... Troppi infatti, no, infatti diciamo che sì, per fortuna poi le Coppa Italia e le Supercoppe... Tre Coppa Italia, una Supercoppa sempre a Modena. Sì, in realtà giusto? Sono tre le Supercoppe. E l'Italy Women's Cup è praticamente la Supercoppa anche quella? No, quella era un torneo a livello internazionale, una sorta di Coppa UEFA, che però è esistito solo per poco tempo, al pari invece della Champions League, dove con la maglia della Lazio io ho partecipato alla seconda edizione, no? E poi da lì ha preso il piede e adesso è un torneo importante, riconosciuto dalla UEFA e tra l'altro anche con un'organizzazione eccezionale, perché già da alcuni anni, da quando Platini è presidente della UEFA, in sostanza più che altro sai cosa succede? Succede che la finale di Champions femminile viene giocata il giovedì, prima di quella maschile, no? Disputata il sabato, nella stessa location, quindi questo ha dato prestigio a questo tipo di torneo, è una cosa che avviene da 3 anni. Io partecipando alla seconda edizione capisci che era l'inizio, per cui tutto questo non l'ho potuto neanche sentire da vicino, esatto. Appena percepito. Perché sei all'inizio, purtroppo da un lato è stimolante perché sei una delle prime e da un altro lato chiaro che adesso c'è tanto che... Ci sono tante situazioni dove io purtroppo non le ho potute vivere, ecco. Centrocampista con propensione al gol? Ma sì, diciamo che... All'inizio segnavi tanto, poi sei andata via via segnando un po' meno. Sai perché? Perché a volte penso che quando tu sei troppo disponibile coi mister, alla fine sia un difetto, perché... Io avevo la capacità di essere molto offensiva, soprattutto per una questione di rapidità e anche di velocità. Poi però ero in una tattica e anche lì, agli albori di un certo tipo di calcio, è chiaro che facevo le fortune dei mister, perché quando magari c'era un ruolo scoperto... Ti adattavi. Sì, ci mettiamo cati, avrei che tanto sa stare in campo e di sicuro siamo tranquilli. Però questo col tempo mi ha un pochino penalizzato. Sì, se tornassi indietro mi imporrei un pochino di più, perché credo che sia anche giusto rispettare un po' le proprie caratteristiche, per quanto io sono sempre stata una di squadra, no? Da spogliatoio, però così tendi un pochino a perdere la tua natura. Identità. 22 presenze in nazionale. Un gol all'Olanda, debutto in Spagna, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo perché ti dico che all'inno italiano io mi sono emozionata, come una bimba. Hai cantato? Sì, sai che cantato. Poi fanno... Sì, io ho cantato e ti devo dire canti che... Canti bene? No, quindi non mi mettere alla prova, ti prego. Non dirmi fratelli d'Italia. Anzi, prima parlavi di canzoni, magari... Dopo sarete voi a dedicarmi una canzone, sì, no? Sì, magari cantano i due Francesco. Escludo a prescindere. Escludo a prescindere, bellissimo. No, però a parte la battuta, io credo che quando fai qualcosa con grande passione e in quel caso rappresenti la tua nazione, veramente i brividi perché era il coronamento di un sogno inseguito da tanto tempo. Io ho avuto molti infortuni, anche questo mi hanno... Sì, dopo ne parliamo. E quindi quello ti dico che eravamo in zona Siviglia e per me è stato veramente un'emozione forte. No, dicevo dopo ne parliamo, perché devi sapere che la precedente puntata della nostra trasmissione abbiamo avuto ospite Fabio Poli. Sì. Credo che Fabio abbia avuto 6 o 7 operazioni, 8 operazioni, 8 operazioni. Io sono fermata a 6, però. Tu 6, quindi in 2 fate una stelletta, cioè avete una laurea in ortopedia honoris causa. Allora, guarda, io ho 5, 6, 7, 8 tagli, sai quanti punti in classifica? Cioè, veramente, con 8 tagli nelle gambe penso che i punti... Ci salveremo tranquillamente. No, magari li mettiamo a disposizione di mister Pioli, cosa dici? Ma a che punto? Anche perché, come diceva prima, nel suo angolo, l'angolo, io... Dico a tutti, seguite l'angolo di Pigioli, l'angolo del Pigio, come diceva lui abbiamo un'emergenza a centrocampo per la prossima partita, quindi Katia scaldati come dicono. Non sarebbe male, soprattutto perché come esterni
un po' così così, io invece insomma era la mia caratteristica sia di crossare e metterla in mezzo, sia comunque di ritornare e fare la diagonale, quindi insomma preoccuparmi anche della fase difensiva, e questo non sempre, no? In un calciatore si riesce a trovare la completezza in entrambe le fasi. Io avevo la fortuna, la voglia, la determinazione di migliorarmi. L'eclettismo. Sì, la duttilità, esatto. Senti, prima... Certo. Insomma, prima di lasciarti in pasto alle due tigri qua, tu scrivi anche nel tuo... perché tu hai un sito www.ktsr.it, giusto? Giusto. Ricordiamolo. Tu scrivi anche nel tuo sito che... il fatto di esserti messa a disposizione per organizzare l'associazione calciatori, alla fine invece di renderti, cioè può anche averti penalizzato, essere stata la Tommasi al femminile. Sì, confermo, perché anche lì sono stata la prima, no? Quindi quando tu comunque entri in un ruolo che non esiste, quindi non viene neanche all'inizio capito e percepito, e soprattutto è un ruolo dove... c'è chiarezza, trasparenza, conoscenza delle normative, in un ambito invece dove diciamo c'era molta confusione, il mettere le cose in chiaro mi ha creato... In principio era il caos, insomma. Esatto, mi ha creato grossi problemi perché improvvisamente il rendimento era lo stesso e poi sul campo invece ho visto questa diversità. Sono convintissima che chi verrà dopo di me non subirà questo, perché adesso... con questi 6-7 anni di attività si è tracciata una strada, si capisce l'importanza e di conseguenza non viene più vista come una controparte, ma come un servizio utile non solo alle calciatrici ma a tutto il movimento. E questo, ti dico, l'avessi capito subito forse avrei rinunciato immediatamente. Però rifletto e ti dico anche che poi oggi ho smesso dal campo e comunque questa possibilità mi permette di stare ugualmente nel calcio con una nuova veste, quindi alla fine vedi che tutto sommato poi... capiranno gli effetti positivi i posteri. E soprattutto mi ritrovo comunque nel calcio, perché da calciatrice, da amante dello sport, il poter riuscire a continuare a lavorare, no? In questo settore che mi piace non è da tutti, soprattutto per una donna in Italia. Quindi alla fine della fiera, insomma, se faccio un bilancio, vabbè, avrò vinto qualche scudetto in meno, pazienza, però adesso ho un futuro in mano. Hai vinto uno scudetto anche da allenatrice come col campionato Under 14, giusto, con le ragazzine. Volevo sapere da te, ecco, se è stato più emozionante quello, vivere quello, oppure vivere il tuo, insomma, di scudetto. Guarda, due emozioni diverse, perché comunque quando tu sei un punto di riferimento, soprattutto per le ragazzine o i ragazzini, quindi comunque i giovani, quello che ti trasmettono è veramente un ricordo che ti porti dentro. Ti chiamavano mister? Chiaro, e mi rispettavano anche tanto. No. Anche perché io... non sanno molto bene l'inglese, lady, ma... No, anche perché sai cosa, io ho sempre avuto una mentalità molto professionale e quindi in pratica con lo stesso gruppo, l'anno prima, un anno in meno, ci siamo fermati alle semifinali, l'anno dopo invece siamo riusciti a vincere perché tutto il lavoro dell'anno prima ha portato dei frutti, quindi ti faccio un piccolo esempio, in quelle manifestazioni, oltre alle partite, ci sono anche gli aspetti culturali, no? Quindi la gita nell'andare a visitare le cose. L'anno prima non vedevano l'ora, quell'anno della vittoria ero io che spronavo, dai ragazzi andiamo così mentalmente, stacchiamo, no mister, no dobbiamo stare in camera, ci dobbiamo riposare perché domani abbiamo la partita. Quindi per spiegarti che alla fine questo vuol dire aver trasmesso la giusta mentalità per affrontare le cose importanti e quello ci ha portato alla vittoria. Dunque la scheda è conclusa, dico solo... avrei voluto avere un centrocampista, sei il centrocampista che avrei voluto sempre avere in squadra, naturalmente purtroppo ti saresti cambiato in un altro spogliatoio, ma detto questo, questa ovviamente cavolata, io poi sono veramente florido da questo punto di vista, sono un Galashnikov della parola e invece molto stitico di pensiero, ma questo è un altro discorso. Ti lascio alle due iene,
perché sai, questa trasmissione è un po' a calcio, istruzione dell'uso, un po' le Iene. Ti lascio le Iene, non prima di aver passato la parola alla pubblicità. Eurovideo, tutte le più moderne tecnologie del mondo audiovisivo. Produzioni video chiave in mano. Realizziamo format televisivi, video industriali, eventi sportivi, documentari, spot pubblicitari. Service, noleggio e vendita. Eurovideo, via del Lavoro 17, Casalecchio di Reno. www.eurovideodigital.com. Sì, allora, la mia prima domanda... per Katia, vuole così in un certo senso ripercorrere le tappe fondamentali della sua storia nel calcio. Cioè, tu, Katia, hai giocato in Serie B, in Serie A, competizioni prestigiose, nazionale, all'estero, poi hai allenato e ora sei opinionista tecnica alla RAI. La mia domanda è, cosa porta una ragazza ad avvicinarsi ad un mondo, quello del calcio, che è stato in un certo senso il filo conduttore della tua vita? Questo mondo sicuramente fino a qualche tempo fa era così, estremamente maschilista. E come nasce questa tua passione più in generale? Io direi che ancora attualmente maschilista, cioè è brutto e forse un pochino forte sottolinearlo, però realisticamente è così e io... dico quello che penso senza freni e detto questo io ci sono nata e da sempre mi hanno fatto questa domanda il 5 aprile del 73 io sono nata e quando sono nata nel sangue avevo il pallone quindi un qualche cosa di presente nel DNA poi tante altre invece secondo me si sono appassionate nel tempo magari con i fratelli, con i compagni di scuola col papà che ha cominciato a portarli allo stadio quindi un qualche cosa che si è creata. Nel mio caso è stato un percorso naturale. Io sono molto sportiva, ho fatto di tutto, però poi alla fine il richiamo del calcio sin dalle elementari era quello più forte. E una cosa simpatica che mi ricordo era il lunedì a scuola, perché il lunedì a scuola sin dalle elementari in realtà tenevo banco io con i miei compagni per fare il punto della domenica della Serie A, quindi già lì se ripenso si vedeva forse in me questo amore impressionante, istintivo, viscerale per questo sport. Okay. E questo scetticismo in un certo senso da parte dei maschi, lo avverti maggiormente adesso in questa tua nuova veste, in questa tua nuova carriera? All'inizio tanto e ti posso anche dire che spesso mi sono capitati aneddoti dove non so, io arrivavo al campo, no? Per commentare. Non conoscendomi, nelle prime partite mi dicevano, lei signora si è sbagliata, sì. No, ci dica cosa è venuta a fare, no, forse abbiamo capito male, non si è spiegata bene. E io, chiaro, lo avevo messo in preventivo, quindi mi facevo una risata, poi sono una persona paziente, quindi con calma spiegavo questa cosa. Altro aneddoto è che tutti mi dicono che sono giornalista, perché è naturale che se una donna parla di calcio può essere solo giornalista, al che... specifico e sottolineo come tu ben hai descritto. E fai bene. Sì, perché a volte può sembrare presuntuoso, no? Sì. Ma in realtà non sono questo tipo di persona. Piano con le offese, devi dire. Piano con le offese. Però lo sottolineo per cercare di far capire che sono due lavori diversi. Per me sarebbe molto più semplice fare la giornalista. E però mi sono scelta questa strada perché credo che se c'è competenza e anche esperienza diretta, il calcio raccontato da un uomo o da una donna non è diverso. E quindi io vorrei riuscire a cambiare questa mentalità, questa cultura. So di essere anche sola e, non, e soprattutto se fossimo più donne probabilmente riusciremo ad incidere di più. Però ci vuole tanto coraggio e soprattutto bisogna avere anche l'umiltà di vedersi chiudere in faccia tante porte oppure sentirsi dire tante battute ironiche e quindi non è facile comunque deglutire, far finta di niente e ad andare avanti contare fino a 10 esatto, perché a volte un vaffa sarebbe molto spontaneo però anche lì probabilmente devi alzare gli occhi al cielo e dire signore è una prova, io la supero. No, ma io guarda, io dico solo che di ostacoli ne ho superati tanti, evidentemente ho questa missione nella mia vita
e come tale spererei un domani che qualcuno si ricorderà di me come colei che ha provato, insomma, a fare qualche cosa ed è incidere per le donne e per la mentalità, perché, ripeto, non è questione di donne o di uomini, è questione però che se c'è capacità va premiato il merito e non il famoso clientelismo, parentato, che invece fa parte delle dinamiche all'italiana, certo, che non sono solo del calcio. Vorrei dire a questo proposito che c'è stata una donna, l'unica donna, che ha avuto il coraggio di dimettersi da allenatore di fronte a uno dei presidenti padroni, di fronte ai all'arroganza dei padroni nel calcio, espressa in quell'occasione dal signor Gaucci. Non so se là oltre le arance arriva anche la televisione, ma è stata Carolina Morace. Carolina Morace si è dimessa perché aveva un presidente che voleva fare la formazione. L'unico allenatore di quelli di Serie A, che in quel momento di Serie A, che si è dimessa, ha avuto la dignità di dimettersi di fronte a un personaggio così. Tanto di cappello alla signora Carolina Morace. No, infatti è stato un episodio che ha determinato, diciamo, un po' il parlare, no, di queste cose. Addirittura lui, se ti ricordi, voleva portare la Prinz, la tedesca, che era fortissima, era un centravanti alla Bobo Vieri, no? La voleva far giocare da noi in Italia, ecco. Ha portato il figlio di Gheddafi. Di Gheddafi, Nakata, certo, eccetera. Ecco. Diciamo che lui era un presidente più di marketing che di calcio, quindi secondo me queste sono scelte non proprio, diciamo così, in linea con il fare sport, d'accordo? Però è vero anche che lei, che tra l'altro è stata mia compagna nello scudetto di Modena, su mio cross lei fece gol di testa nello spareggio scudetto e poi mio CT. Ci ha provato, erano altri tempi e forse oggi c'è un po' più di accettazione rispetto a quel periodo, però anche nel provarci ci devi provare nella maniera giusta, perché bisogna entrarci in punta di piedi in questo mondo se vuoi provare a comandare tu e a farti vedere superiore a voi uomini. Sbagli in partenza perché nessuno te lo permetterà mai, quindi ci vuole anche forse un atteggiamento un pochettino più compito, insomma. Non voglio entrare in merito, no, non voglio entrare in merito. Sicuramente, però, sin dall'inizio si sapeva che... Giustamente voleva far capire che lei era un allenatore con tanto di patentino, esattamente come sì, c'è solo una differenza, e te lo dico anch'io per l'esperienza personale. È vero che noi abbiamo fatto un percorso importante, però in uno sport all'inizio, quindi è stato anche più facile. Oggi le calciatrici che emergeranno lo faranno in un contesto di maggior selezione e di un calcio che si è elevato tecnicamente e tatticamente, quindi anche loro un domani, quando avranno la nostra età, avranno probabilmente un bagaglio di conoscenza superiore a noi, perché si sono messi alla prova in un contesto più difficile. Per noi è stato più facile, quindi questo non va perso di vista, perché significa anche che quando hai davanti un allenatore ex calciatore, magari che ha vinto un mondiale, e te che sì, hai fatto tanto nel tuo settore, però in un settore all'inizio capisci bene che il bagaglio di esperienza è comunque diverso. Poi dipende dalla capacità, dall'intelligenza delle persone, però non puoi pretendere che tu sei meglio dell'altro, capisci? Perché il punto di partenza sono due calci molto diversi. Invece tra 10 anni sicuramente, se ci sarà un'altra Katia Serra, e mi auguro che ce ne siano tante, avranno comunque un bagaglio di esperienza superiore, perché fanno le esperienze internazionali con l'Under 17, con l'Under 19, con la nazionale maggiore, fanno la Champions, fanno il campionato d'Europa, i mondiali. Quando io avevo l'età, le nazionali giovanili non esistevano. Tu mi chiedi, perché non sei state nelle Under? Perché non c'erano. Quando io ero grande, giovane, giocavo in prima squadra, capisci? Io ho debuttato a 13 anni nel Bologna calcio femminile in mezzo a uno spogliatoio di adulte. Capisci che sono quei percorsi un po' comunque deviati, no?
percorsi un po' particolari, dove hai saltato delle tappe, e dove quindi più difficile, però al tempo stesso ti sono mancati un po' di basi. Invece oggi una giovane cresce gradatamente e quindi anche il giocare a livello internazionale queste competizioni gli dà un bagaglio che è incredibile. Quando io ho debuttato in Spagna mi sentivo quasi un pesce fuor d'acqua, no? Perché era la mia prima esperienza. Se debutti con la maglia azzurra dopo aver già fatto gli europei o magari anche i mondiali giovanili, capisci che vai là con una sicurezza diversa, è naturale, no? Quindi ecco, questo magari è un discorso un po' profondo, però secondo me non va perso di vista. Perfetto. Passo la parola a Francesco. No, allora, con Katia, la prima mia domanda è una curiosità. Lei ha fatto tre ruoli, calciatrice, allenatrice, commentatrice televisiva. Posso aggiungere un altro? Sì. Magari non so, io ho fatto anche il consigliere federale. Ecco, quello. In quale di questi tre ruoli, quattro, mettiamo anche consigliere federale, ti ritrovi di più oggi? Guarda, sicuramente quello che riguarda l'aspetto tecnico, quindi o opinionista o mister. Essere opinionista è nato per puro caso, non era nei miei progetti, però se fai quello non fai l'altro, e quindi in questo momento cavalco questa strada, e credo anche che possa essere funzionale poi ad allenare magari tra qualche anno, perché se ho la bravura e la capacità di essere credibile, la televisione è un mezzo sicuramente potente, esatto, e magari se poi penserò di ritornare in panchina, forse ci potrei tornare con una credibilità importante. Quindi ambizione futura allenare, diciamo, dai. Sogno nel cassetto, via. Sogno nel cassetto, sai cosa? Io vorrei entrare in uno staff tecnico maschile come collaboratrice, osservatrice del mister, per accrescere il mio bagaglio, perché è chiaro che se tu entri in uno staff di questo tipo in Serie A, capisci che impari tante di quelle cose che sicuramente ancora mi mancano. Certo. E allora a quel punto sì che dopo quel tipo di percorso, magari anche allenare in Lega Pro un gruppo di uomini, io sono pronta a farlo. Anche perché qui su Bologna... Obiezione. No, ascoltami. Io su Bologna ho fatto la preparatrice atletica per 3 anni tra Panigal e Ancora Lame. 98, 99, ok? Tu vai in giro a Bologna a ricercare quei giocatori e chiedergli com'ero come preparatrice. Te lo dico perché alla fine, se sei credibile, non mi venite a dire non puoi entrare negli spogliatoi, perché sono tutte cavolate. La mia obiezione è una. Sono tutte cavolate. Allora, bisogna che facciate una scelta. O decidete di far crescere il calcio femminile, oppure vivete con questa... Adesso non voglio mica... cioè io faccio l'avvocato del diavolo, Katia, mi raccomando. Oppure vivete sempre con questa sorta di ombra... di questa scimmia sulla spalla, no? Il fatto di non essere considerati, di sentirvi non credibili nei confronti del calcio maschile. Io invece trovo che, non per penalizzare, tu hai diritto a, come sei ancora una ragazzina, permettimi di dire, quindi tu hai ancora diritto a sognare e avere i tuoi desideri, le tue battaglie, oltretutto direi tenacia Serra, non Katia Serra, per la tua storia, le tue battaglie, è giusto che tu le combatta, però trovo più esaltante, a mio modesto avviso, arrivare a vedere le partite della nazionale italiana femminile ad Eurosport, arrivare, siccome non si vedono tutte le altre squadre, ma l'Italia ancora purtroppo siamo piccolini, arrivare ad essere competitivi con la Germania, arrivare a essere competitivi con gli Stati Uniti, arrivare a essere competitivi con la Corea, arrivare a essere competitivi con il Brasile. Ecco, il mio auspicio, il mio augurio al movimento femminile e a te che ne rappresenti un po' l'emblema in questo momento, è che alle prossime fra 2 Olimpiadi ci possa essere una nazionale italiana che possa battersi per una medaglia. Non vorrei che invece, cioè appunto, o meglio, magari passando dalla Lega Pro, però non vorrei che questo poi facesse... No, secondo me invece sono collegati, sai? Sono collegati. Secondo me ecco, sono collegati... Rispondi alla mia obiezione. No, infatti, secondo me sono collegati e ti spiego perché. Perché
all'estero il calcio femminile è inserito nelle società professionistiche maschili, che significa organizzazione, competenza e qualità dei tecnici e delle varie figure, oltre che investimento economico. E siccome in Italia, se il calcio femminile vuole provare a camminare solo con le sue gambe, non andrà da nessuna parte, sia per mancanza di soldi che per limiti culturali, dobbiamo invece portare il professionismo maschile ad accogliere il femminile, magari sin dalle piccoline, per poi crescere per gradi gettando delle basi concrete. E inserire delle figure donne dentro le società professionistiche, a livello dirigenziale o a livello tecnico, è comunque anche un modo per far capire che il calcio è di tutti e non è solo degli uomini, e secondo me quindi quel tipo di scelte poi potrebbe andare anche a vantaggio del movimento, e per quello che io penso questo, ok? Per cui secondo me cioè, uno influenzerebbe positivamente l'altro, capito? Non sarebbe invece un ostacolo, e quindi nel mio modo di essere, a me piace anche essere polivalente, no? Dopo un tot di anni magari chiudere una strada, esatto, e mettermi la prova in un'altra, per cui dico, da qui ai prossimi 10 anni mi vedo così, poi magari tra 10 anni mi vedo sulla panchina della nazionale femminile, perché no? Si vedrà. E invece, cioè, siccome il paradiso del calcio femminile sono gli Stati Uniti, diciamolo, cioè sì, gli Stati Uniti giocano più le donne degli uomini, cioè, ma tu sai perché? Ecco, la scuola, immagino, ma questo. Non solo la scuola, è che là il calcio non c'era ed è nato con le donne, quindi nascendo con le donne è naturale che è diventato lo sport nazionale delle bambine, a differenza di noi e di tanti altri paesi dove quando si è formato il femminile c'era una storicità di quello maschile che ha messo delle radici forti, certo. Quindi è complicato poi riuscire ad emergere, ed emerge in quei settori, in quelle nazioni tipo paesi scandinavi, dove chiaramente c'è un'accettazione della donna a tutti i livelli molto superiore rispetto ad altre Danimarca. Culture. Sì, Svezia. Capito? Oppure la stessa Germania. Tu non eri tu forse non eri ancora nata quando c'era l'Augustensen qui. No, certo che era nata, certo. Sì, sai, certo, che io ho preso un pugno in faccia dalla Nielsen. Ah sì? Un pugno in faccia, l'unico pugno in faccia che ho preso a giocare a pallone, un ragazzino. No, beh, però insomma era un mediano, era bello però grande. Però se tu dici questo, no? Sembra che lo dici con astio per sminuire, perché in quel momento si no, è... No, l'unico pugno in faccia a giocare a pallone in senso generale, cioè tra uomini, donne, io l'ho preso ma in campo non si guarda nessuno, io mi sono allenata a 15 anni sì, però l'allenatore del Bologna femminile era venuto da noi a dire, erano ragazzini, non facciamo contrasti perché devono giocare, mi raccomando. E ho preso un pugno in faccia, allora io le ho corso dietro dicendo, ma guarda, oh, sangue, ma perché mi hai dato un pugno? Perché ha sbagliato il mister, perché non è vero che quando tu incontri gli uomini il mister deve venire a dire questo. Si gioca e poi... Era perché era la partitella del giovedì, sì, l'avrebbero però... detto anche con gli uomini. Sì, però... Era il mio, voleva essere... No, lo so, no, però sei, io so che stai scherzando, però prendo spunto e sottolineo che molto spesso... Sono proprio... Si dice seriamente, eh? No, si dice seriamente, si sbaglia, capisci? Si sbaglia, e infatti gestire noi non è semplice, assolutamente, però bisogna anche capire che stai gestendo non solo un gruppo di donne, ma un gruppo che vuole provare ad affermarsi e a trovare una sua dimensione. Mettici alla prova, lasciaci tutto come se fosse la normalità, poi si sa che la differenza esiste, è una differenza fisica, fisiologica, ma nessuno vuole essere meglio, d'accordo? Si tratta però soltanto di essere pari. Essere pari, esatto. Allora, io farei un bel poster di pubblicità del calcio femminile con le giocatrici con scritto chiamateci calciatori, per esempio. Ma perché no? Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, anzi, se ne avete altre idee io li ascolto, sì, perché senti, mi piace. Senti una cosa, ti faccio quelle brutte persone lì, cioè gli agenti, i procuratori, sono agenti FIF, sono arrivati, sono venuti a portare il loro, cioè si sono introdotti come un virus, come la falsa, la falsa, bello il nome, la falsa dell'influenza nel vostro, nel calcio femminile. Guarda, ancora molto poco, in Italia... Vengano, no, vuol dire che arrivano i soldi. In Italia quasi niente, all'estero sì.
Io però penso che il calcio femminile ha una peculiarità importante, e cioè un calcio dove il fair play è alla base del nostro modo di giocare, e mi auguro che anche davanti a una crescita, e quindi davanti a più soldi che gireranno, che comunque questa caratteristica non debba mai perdersi, perché noi non vogliamo imitare gli uomini, ma vogliamo giocare a calcio con le nostre qualità e le nostre caratteristiche, e quindi spero che, se anche crescerà la loro importanza, se fatta nei modi giusti è un valore aggiunto, se fatto per speculare allora non va bene, e chiedo di non venire a inserirvi troppo, perché sennò potrebbe creare delle dinamiche facendoci perdere l'identità che abbiamo. Siccome io ho 27.000 domande, ma la trasmissione ti lascio a loro, perché sennò sono... Ma ne faccio una, è troppo forte. Ma scusa, con tutto quello che hai detto, perché Katia Serra non è la CT della Nazionale e c'è bisogno di Antonio Cabrini a fare il CT della Nazionale? Beh, perché onestamente per arrivare lì... Ti ho messo... No, per arrivare lì è giusto anche arrivarci con un'esperienza in panchina fatta da diversi anni, e quindi quello che per esempio non ha fatto Carolina Morace, e infatti non ha fatto bene, purtroppo lei si è trovata dal campo alla panchina, e per quanto tu puoi essere brava, però, o bravo, onestamente bisogna maturare delle esperienze prima di arrivare in una panchina così importante. Poi potremmo dire invece che sarebbe ora di mettere qualcuno che sia espressione del nostro movimento, brava, piuttosto che un esterno. Però questo è un altro discorso. Antonio è un amico, non è nulla di personale, però santo cielo, che ci siano quelli che sanno dove giocano il ruolo che fanno, quali sono le loro caratteristiche, eccetera, senza nulla di personale. Ma guarda, io so che è stata una scelta soprattutto d'immagine, no? Perché io lo vedo anche al campo, quando Cabrini esce, la gente gli chiede l'autografo, comunque Cabrini tutti quanti l'abbiamo stimato, e quindi ce lo ricordiamo, e ha ancora un suo appeal. Ecco, l'ideale secondo me sarebbe che lui può fare il CT affiancato magari da una di noi che è del movimento, che conosce anche le virgole, che conosce anche i caratteri, le dinamiche. Allora questo mi sembrerebbe un giusto binomio, perché io sono comunque dell'idea, facendo un passo indietro, che anche una figura femminile in uno staff maschile, proprio perché come donna parti da un punto di vista diverso, può essere un valore aggiunto. E quindi nel mio modello di panchina io vedo uomo e donna. Se io allenassi vorrei un vice uomo, non vorrei mai un vice donna. Ecco, Pigioli sarebbe pronto. Esprimo proprio la mia candidatura, in senso totale. Volevo chiedere una cosa a Katia relativamente al suo approccio con il calcio. Avevi un giocatore di riferimento? Avevi un idolo da ragazzina? Sì, Platini per me era il calcio. Avevo il suo poster a grandezza naturale di fianco al letto, e per me era il calcio in primis, perché mi sembrava un giocatore col cervello, con la testa, e io nelle persone prima cerco la testa e poi il professionista, e quindi quando lui lanciava Boniek e Laudrup con quei lanci di 60 metri che perfettamente cadevano sui loro piedi a prescindere se erano fermi o erano in velocità, ecco, io questo anche successivamente l'ho visto molto poco nel calcio moderno. C'era un certo Maradona anche che giocava. Un altro modo di giocare. Due cose completamente diverse. Maradona, fantasia, estro, ma io come uomo non sono riuscita ad apprezzarlo, e quindi non mi ha mai entusiasmato. Poi non si può dire che non sapesse giocare a pallone, questo è chiaro. Però tra i due non avevo dubbi. Poi si chiamava Diego come... Io lo faccio solo per la carta d'identità. Time out! Eurovideo, tutte le più moderne tecnologie del mondo audiovisivo. Produzioni video chiave in mano. Realizziamo format televisivi, video industriali, eventi sportivi, documentari, spot pubblicitari. Service, noleggio e vendita. Eurovideo, via del Lavoro 17, Casalecchio di Reno. www.eurovideodigital.com.
Eccoci qua, allora riprendiamo con Calcio Istruzioni per l'Uso. Io chiedevo a Katia questo. No, intanto devo dire che, così, da addetto ai lavori, sono molto contento che il calcio femminile stia recuperando qualche posizione. Ancora c'è da fare, però si sta facendo molto, anche Platini, anche l'UEFA, in questo sicuramente stanno dando un contributo. Se oggi siamo arrivati qui in Italia, secondo me lo dobbiamo a Carolina Morace prima e a Katia Serra e Patrizia Panico poi, perché oggi riuscire ad avere un calcio femminile sempre più importante, che non è ancora purtroppo a livelli degli uomini, però che ha fatto passi da gigante, secondo me è fondamentale per tutto il movimento, anche perché io che vado in giro per campi eccetera vedo che parecchie ragazze giocano, ce ne sono sempre di più, anche sui social network alcune postano delle foto di partite eccetera, quindi questo è molto importante. Quindi chiedevo a Katia, a che punto siamo con il, non dico il raggiungimento della parità uomo e donna, però a che punto siamo anche a livello federale con le normative per dare più visibilità e più anche credibilità a questo calcio femminile? Ma guarda, se lo paragoniamo all'estero, siamo indietro anni luce. Però è vero che siamo in una fase particolare, una fase dove effettivamente hai ragione, sempre più rumors, sempre più attenzione e sempre più coinvolgimento sta emergendo, lo si vede da tante piccole cose. Però poi per un passo avanti ci sono tre cose consolidate che si perdono. Quindi in realtà è una fase secondo me ancora di passaggio. Devo dirti che la federazione ha istituito una commissione dove sono presenti una sorta di consiglio federale, no? Dove sono presenti le leghe, l'AIC, l'AIAC, il calcio femminile eccetera. Problema vero che la Lega di Serie A ancora non si presenta mai a questo tipo di riunione. A Bodi invece è un sostenitore, quindi lui, che a me piace molto anche come dirigente del calcio in generale, si sta mettendo a disposizione. Però siamo in una fase dove io ancora non ho ben capito quale sarà il punto di caduta e quindi anche lì, nonostante si tratti di un punto di partenza importante con anche qualche soldino da investire, però per far qualcosa c'è da lottare quotidianamente. Non è un qualche cosa che è automatico, un meccanismo consolidato che fa parte della mentalità. E quindi non voglio essere scettica perché per natura sono una persona positiva, però dico anche che c'è bisogno veramente di un salto di qualità e questo salto di qualità ancora non è arrivato. C'è una donna che magari potrebbe, a parte te Katia, potrebbe rappresentare al meglio questo calcio femminile anche a livello di immagine, diciamo, come diceva prima Diego, anche il discorso di Cabrini, dell'allenatore eccetera, però ci vorrebbe forse una figura che secondo me rappresentasse al meglio a livello nazionale proprio questo, promuovesse questo calcio femminile. Guarda, noi proprio come Associazione Italiana Calciatori siamo un po' impegnati adesso a cercare di trovare appunto questi personaggi che ci possano aiutare. Io ti faccio due nomi. Uno è Marco Ameglia, portiere del Milan, perché lui a casa sua ha una scuola calcio e ha anche le ragazze che giocano, ne ha tante e con lui ogni tanto mi confronto, proprio perché comunque da calciatore importante, credibile, può rappresentare una figura di riferimento e una apripista. Poi ho saputo per vie traverse, ma ancora non siamo riusciti a contattarla, ma lo faremo, che la mamma di tutti gli italiani, cioè Lorella Cuccarini, sta seguendo il calcio femminile, ha portato anche la sua bambina a far conoscere la nazionale italiana, perché la sua bambina è innamorata del calcio. Quindi un personaggio pubblico importante, credibile, ha cominciato insomma a spendersi per noi anche in una sua trasmissione radio. E ha parlato di noi, ha intervistato persone del movimento. Quindi ci stiamo lavorando per capire effettivamente che tipo di disponibilità ci danno per provare a utilizzarli come figure che possano essere anche convincenti all'esterno verso tanti. Sì,
Prego, Diego, prego, prego. Volevi dire? No, ci mancherebbe, stai scherzando. Visto com'è? Priorità assoluta. Allora, vorrei farti delle domande da risposte telegrafiche. La prima, a proposito di questo discorso, vorrei ricordare un fratello e una sorella che giocano ad altissimo livello e che forse è un qualche cosa che si può sfruttare, no? Beh, un po' è anche già stato sfruttato, se sì. Ci pensi, perché Melania Gabbiadini e Manolo Gabbiadini, una storia tipica, no? Dove lui è cresciuto all'ombra di lei, perché la persona più forte e più riconoscibile inizialmente è stata la sorella, per una questione di età. Sarebbe bello che lui dicesse: ho cominciato a giocare a pallone per imitare mia sorella. Ma l'ha detto qualche volta, eh? L'ha detto perché onestamente interviste ne sono uscite parecchie, sia sui giornali sportivi importanti, ma anche a carattere locale nel veronese, quindi questa è una storia, anzi forse oramai un po' obsoleta. No, continuate pure a batterla, perché noi la sappiamo, ma c'è tanta gente che... Sì, anche proprio entrambi sarebbe bello. Una sorella... No? Certo. Sì, infatti si sono capovolte le dinamiche, no? Esatto. Questo è fondamentale. L'altra, una domanda invece cattivella. Quanto il gossip relativo al calcio femminile vi ha penalizzato? Troppo. Troppo, e anche questa è una dinamica... Tutti maschi, diciamo. Oh, sono tutti, ma quelli sono maschi. No, cioè non è così. Insomma. No, non è così, perché se ne parlava prima fuori onda. Ognuno di noi ha una natura, poi la scelta dello sport che fai ti può plasmare un 10, un 15%, ma è la natura che prevale, quindi in realtà se in passato magari le prime pioniere avevano più mascolinità e una fisicità più pronunciata, non significa che però che oggi se vai in uno spogliatoio di ventenni vedi bellissime ragazze e bravissime calciatrici che poi escono truccate, in gonna, coi tacchi, coi fidanzati, e quindi si tratta soltanto di non essere i soliti maschilisti, retrogradi, esatto. Ma di conoscere la realtà e parlare sulla realtà e non sul passato, perché questo invece è un aspetto che accade molto spesso, non solo da noi. Chi è la giocatrice italiana più forte del momento? Ce ne sono diverse. No, un nome secco per te. Elisa Camporese. Elisa Camporese. Del Tavagnacco di Udine. A livello giovanile c'è un astro nascente? Ce ne sono diverse. Io piuttosto mi soffermerei sul fatto che le nostre brave italiane, Raffaella Manieri al Bayern di Monaco, Sara Gama al Paris Saint-Germain, più altre magari in società minori, decidono di andare a giocare all'estero. Katia Schroffenegger, portiere anche lei al Bayern, sono i primi esempi. Ecco, allora io dico, il problema è questo, che le giovani per affermarsi e per sentirsi calciatrice sono obbligate ad emigrare, e questo è un problema, però io stessa loro consiglio in questo momento di farlo, perché in Italia non ci sono le basi che trovano all'estero. Sarebbe bello che i club italiani seguissero le esperienze dei club stranieri, cioè come hai detto te, Bayern, viene in mente... Ci vorrebbe che ogni club italiano di Serie A avesse la sua squadra di calcio femminile, al par come succede poi negli altri paesi. Ci stiamo provando già da 2 anni. Però ancora ce ne sono poche. Ci stiamo provando, è un po' difficile, però non molliamo, questo è sicuro. E poi, siccome adesso in un momento di crisi economica anche tirar fuori, non so, 500.000 euro sembra un problema, allora lavoriamo sulle licenze nazionali obbligando ad avere una squadra di settore giovanile, quella non costa niente. Oggi uno, domani due, dopodomani tre, dopodomani quattro sarà la prima squadra del futuro, senza costi e senza un impegno particolarmente gravoso. Io in questo ci credo, ho anche degli appuntamenti di lavoro con personaggi importanti, ho bisogno però anche che siate voi addetti ai lavori a parlarne e a promuovere questa idea, perché se arriva solo da un'unica direzione... Fai emergere il giornalista che è in te, scusa, dicono che sei giornalista. No, non confondiamo le cose, no, però è vero. No, ti avevo detto com'era la battuta, piano con le offese. Piano con le offese, no, ma non ti preoccupare. No, però seriamente, abbiamo bisogno anche che gli organi di informazione, gli addetti ai lavori, tutti, spingano su questa direzione, perché tra l'altro è la più semplice, la meno invasiva, la meno costosa
ed è quella che potrebbe veramente aprire un futuro importante, oltre a quello di iniziare ad andare nelle scuole con le calciatrici, perché se ci va un ragazzo non riesce a trasmettere la stessa passione che trasmettiamo noi che veniamo dal campo. E quindi cominciamo anche a rappresentare per loro un punto di riferimento, per cui secondo me queste due strade sono fondamentali. Si sta provando a dirlo in quella commissione che ti dicevo. Senti, ma l'ultima domanda che ti faccio, anche qui, sì, è proprio l'ultima, perché, cioè, ripeto, ma parlando ne vengono fuori, perché se tu mi parli appunto del calcio all'estero vengono fuori ovviamente altre domande, ma la componente, una terza componente che abbiamo dimenticato è la componente della direzione arbitrale. Io ho visto la partita che hai commentato tra Italia e Romania, cioè, francamente, detto fuori dai denti, cioè, a un certo punto ti viene da dire, se ci fosse stata una terna maschile forse sarebbe stato meglio. Presumibilmente è un'idea che viene anche a chi gioca a pallone a certi livelli e a chi si gioca un ruolo una gara importante. Guarda, con me sfondi una porta aperta. Io l'ho detto anche a Rizzoli, no? A Nicola, io non condivido la scelta politica della FIFA e della UEFA di far allenare il calcio femminile a delle donne. Far dirigere? Far arbitrare, perdonami. Sì. Ma non lo condivido per una questione di numeri, perché oggi gli arbitri donna bravi sono ancora troppo pochi, d'accordo? Quindi è giusto che quelle che ci sono lo facciano, però è giusto che in manifestazioni così importanti come i mondiali e gli europei siano arbitrati da gente capace, non che si voglia a tutti i costi spingere le donne facendogli fare una carriera, bruciando le tappe, mettendogli anche un carico di responsabilità che non sono in grado di gestire e commettendo degli errori clamorosi, perché io appunto commentando le gare purtroppo ne ho visti tanti, andando anche a inefficiare, no? Scusa, quello che è un risultato sportivo. Esiste. Allora, scusa solo un attimo. Sì. Allora io dico che questa politica fra 7-8 anni, quando il numero di donne arbitro sarà cresciuto e sarà tale da poter fare questa scelta, ha un senso. Ma in questi anni è prematuro e io non condivido. La mia idea in quella partita lì, per esempio, era crew miste, l'arbitro donna va benissimo, ma i due guardaline maschi, perché vedere due guardaline che sembrava che fossero più attente a quello che diceva la gente fuori, piuttosto che al fuorigioco, che non si rendevano conto che cosa fosse, allora un po'... Ma io infatti, anche lì, le terne possono essere miste, il problema... Crew miste, come succede nel calcio maschile, abbiamo visto delle guardaline donna, bravissime fra l'altro, perché non può essere il contrario, degli uomini che lavorano assieme alla... Ma il problema è politico, no? Far nascere degli arbitri importanti anche all'Azerbaigian, in Cile o piuttosto in queste nazioni minori, dove chiaramente non hanno nemmeno tradizione e quindi prendono la prima, no? Che magari ha un po' di passione e subito la proiettano in una realtà complicata. Come è complicato da calciatrice o da allenatore, è complicato anche per gli arbitri. Quindi il discorso si faceva prima, ci vogliono delle tappe. Se le bruci rischi di non essere all'altezza. E io infatti sono sempre stata contraria, lo dico da anni, l'ho detto tante volte nelle mie cronache o nelle mie trasmissioni, però non sono alla FIFA, non sono alla UEFA, non conto niente, quindi è solo un pur parlè. Lui fa, in questa televisione, fa l'angolo, ma è disposto anche a fare tutta la fascia laterale, se lo mettete alla prova penso che lo possa fare. Meglio che mi limiti all'angolo, no? No, io avevo un'ultimissima domanda per Katia, no? Prima ti avevo chiesto dell'idolo, del tuo idolo così giovanile, e oggi, in questo momento vorrei farti una domanda invece forse un po' più complicata, cioè oggi Katia Serra si rivede in qualche giocatore, sia a livello maschile sia femminile? Bella domanda. Sì, grazie. Sì, allora, io assomigliavo un po' a Beckham, perché come lui avevo questo cross in corsa tagliato che mi veniva in maniera tanto naturale ed era molto inedito, soprattutto perché quando giocavo io poche ragazze erano capaci di colpire di testa, quindi spesso era un cross fine a se stesso. Oggi invece le ragazze sono molto brave a colpire di testa e quindi quella mia caratteristica poteva essere sfruttata meglio.
E chi somiglia a te invece? Attualmente direi che, seppur con un po' di diversità, però Barbara Bonansea, esterno offensivo del Brescia, è la giocatrice nella quale mi rivedo di più. No, no. In ambito maschile? Ecco, esatto, domanda sbagliata, l'uomo che ti assomiglia di più, che vedi giocare? Attualmente? Sì, adesso? Potresti dire, quello lì gioca un po' come giocavo, come devo... Ah, è un po' Quadrado. Quadrado, della Fiorentina, sì. Infatti, allora, hai detto niente. Hai detto niente. Beh, devi venire con tutti i ricciolini la prossima volta. Ok, mi faccio i capelli rasta, no? Va bene. No, lui per questa sua... anche un po' il fisico, no? Assomiglia, e per questa sua capacità di attaccare la profondità, dribbling rapido in corsa, e essere comunque anche generoso, per quanto la fase offensiva la deve migliorare. Però ecco, direi lui, certo, sarebbe un onore per me. Ti ho fatto due grandi nomi, certo. Però perché no? Voglio dire, effettivamente se guardiamo le caratteristiche, queste sono. Ok, grazie. Francesco, chiudiamo con un'ultima considerazione, se, a meno che Diego non voglia fare qualche altra domanda. No, io dico che dobbiamo lavorare tutti quanti per avere sempre più donne nello sport. Ci stiamo pian piano riuscendo, ci sono sempre più giornaliste, ci sono arbitri, ci sono giocatrici, ci sono allenatrici, dirigenti, presidentesse, fondamentale. È fondamentale, quindi tutti quanti noi, questo chiedo poi anche a Cati ovviamente, dobbiamo metterci, unirci per avere più calcio. Io non sono d'accordo che le donne non capiscono nulla di calcio, con chi dice, c'è qualcuno che dice in giro che anche quello. Io non sono assolutamente d'accordo, anzi credo che le donne possano portare un beneficio importante, sia a livello tecnico, poi io seguo anche Katia quando commenta le partite, lei è stata la prima donna a commentare una partita di Coppa Italia, se non mi sbaglio, Udinese-Chievo, esatto, vedi qua Francesco che sa tutto, eccetera. Anche di Lega Pro. Anche di Lega Pro, soprattutto. Quindi bisognerebbe che anche la Rai ti facesse fare anche qualche altra partita in più, bisognerebbe insistere anche su questo, perché le donne credo che portino un beneficio importante per tutto il mondo del calcio, quindi ben vengano, anzi io spero ce ne siano sempre di più, e auguro di cuore a Katia un domani di veramente di far parte di uno staff di una società, magari come vice allenatrice o in qualche altro ruolo, perché credo che il futuro sarà quello lì. Il calcio sta cambiando, purtroppo ha ancora alcuni difetti strutturali, sia quello maschile sia quello femminile, però credo che lavorando tutti assieme si possa fare bene. Questo è un po' più che una domanda, diciamo un augurio. Ti ringrazio, posso dire che settimana prossima commento il torneo a quattro nazioni Italia-Germania dell'Under 20 di Alberigo Evani. Quindi è sicuramente un'occasione importante. Sabato sarò negli studi di 90° minuto di B per fare il punto della giornata. Però sono spot, nel senso che sono piccole occasioni che mi vengono concesse e che io colgo al volo e cercherò di sfruttare al meglio. Però a volte quando mi vedete lì poi pensate che allora hai svoltato, allora è successo qualcosa. No, sono solo piccole occasioni e io cerco di, appunto, di farle al meglio. È chiaro, il sogno sarebbe andare in Brasile l'anno prossimo per il mondiale, sarebbe il coronamento di un percorso. Poi realisticamente ci sono altri più accreditati di me in questo momento, per le logiche all'italiana fondamentalmente, però sta anche in me essere sempre più brava ogni volta. E sto lavorando su di me per riuscirci. Quante probabilità ha l'Italia di andare al mondiale? Maschile o femminile? Maschile, femminile. Ah, quindi esuliamo, quindi parliamo di Canada 2015. Torno al femminile. Guarda, sulla carta il girone è abbordabile, però all'inizio non è stato dei migliori. Ma non tanto per la sconfitta di questo giovedì, dove abbiamo perso 2-0 in Spagna, che io avendo giocato là sapevo benissimo che avremmo trovato una squadra tosta e sarebbe stato dura, più che altro perché passa solo la prima, passano e vanno agli spareggi 4 seconde su 10, quindi aver vinto solo 1-0 con l'Oramonia, dove invece dovevi fare 6-7 gol per una questione di differenza reti, potrebbe rappresentare un problema. Quindi quello che deve entrare nella mentalità è questo. Percentuale non me l'hai data.
Allora, ti devo dare quella del cuore o quella della razionalità? No, no. Tutte e due, allora. Beh, quella del cuore 100%, quella della razionalità 50%. 50%. Allora, se non sarà il Brasile, sarà il Canada, dai. Se non vai in Brasile, andrai in Canada. Sì, farai questo. Sì, anche se credo che se dovesse succedere si lavorerà da sax a Rubra, a Roma, quindi non sarebbe la stessa cosa, insomma. Ma chi lo sa? Conosco un po' le logiche, gli investimenti e quindi... Sacra, tra parentesi, Canada. Beh, magari tante volte non lo capite da casa, sì. però effettivamente per noi, al di là del piacere di andare in una città, ti dico che se sei sul posto, soprattutto la seconda voce, ha la panoramica del campo, della partita e quindi cogli tante cose. Se io commento guardando quello che vedete voi, lo schermo, non è così semplice, e quando qualcuno ti dice che pensa che tu sei là, vuol dire allora che sei stata particolarmente brava, ma non è facile, perché a chi lo dici? La prospettiva è molto ristretta, insomma. Le conclusioni a Francesco Pigioli, chiude la trasmissione a Francesco Pigioli, vorrei solo sapere, lo chiede il cameraman, vorrebbe sapere quel Como Foggia, come è andata a finire, chi ha vinto? Vince Funa X. Pareggio, quindi insomma portò bene la squadra. Va bene, allora ti sei salvata con il cameraman. Pigioli alla chiusura. Niente, colgo l'occasione per ringraziare Katia per essere stata qui con noi e per aver dato tanti spunti interessanti a questa trasmissione. E niente, con i nostri amici telespettatori ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata del Calcio Istruzioni per l'Uso. Un saluto a tutti. Ciao. Un saluto.